Ciao a tutti gli amici Wine Lovers, oggi per la rubrica di Wine TV Racconta voglio portarvi a fare un giro in un magnifico paesaggio, quello che è il Friuli. Parlando di un'azienda a cui ci tengo molto, l'azienda Specogna. Il vino di cui vi parleremo è un Pinot Grigio ramato, ma prima di arrivare al vino voglio raccontarvi due aneddoti sulla storia di questa magnifica azienda. Nasce nel 1963 grazie al nonno Leonardo, che grazie alla sua lungimiranza di ritorno dall'Austria, perché a quei tempi non c'era lavoro in Friuli, decide di acquistare dei vigneti magnifici. Parliamo di un cru, quello di Rocca Bernarda. Un cru che poi darà alla luce questo splendido vino. Più tardi arriva suo figlio, il quale negli anni 80 rende l'azienda da agricola ad una vera e propria azienda a conduzione vinicola, quindi comincia l'imbottigliamento, cosa che a quei tempi era una cosa difficile in Friuli. Dopodiché cosa succede? Il padre incomincia a credere e a spingere ad un vitigno, il Pinot Grigio, e incomincia a produrlo con una vinificazione in ramato, da lì il nome. Pinot Grigio, come ben sappiamo, ha questa tonalità grigia, ma il padre decise di crederci in questo progetto e lottare fino alla fine. Dagli anni 90 agli anni 2000 ci fu veramente un grandissimo cambiamento, perché il Pinot Grigio ramato cominciò ad essere conosciuto non solo in Friuli, ma in tutta Italia e poi in tutto il mondo. Detto questo, l'azienda ad oggi è di terza generazione, ad oggi è capitanata da tre persone, Michele, Violetta e il grande Christian. Il Pinot Grigio di cui vorrei raccontarvi oggi è un Pinot Grigio, come dicevo prima, ramato, ma la peculiarità di questo vino è che viene prodotto con il metodo Solera, un metodo che conosciamo grazie allo Sherry. Nel 2006 nasce questo progetto, un progetto molto difficile ma di grande appeal. Decisero di creare la crianza e partire da lì, quindi Pinot Grigio di diverse annate. In questo caso parliamo di un Pinot Grigio cuvée con la prima annata del 2013, un 60%, e poi un 10% delle quattro annate successive. Una parte ovviamente fa legno di ciliegio e una parte rovere francese, ma andiamo a vedere cosa ci riserverà questo magnifico vino. Un vino che classe, personalità, ho avuto l'occasione di gustarlo più volte, ma quando mi appresto ad assaggiarlo è sempre un'emozione. Pinot Grigio è un vitigno, è un vino che purtroppo viene visto sempre come un vino easy going, come lo definiscono gli americani, ma qui non parliamo di questo. Pinot Grigio è un vitigno nobile, bisogna saperlo produrre come la grande famiglia Specogna. Il colore, come potete denotare, è un colore stupendo, che ricorda la buccia di cipolla, ricorda il rame, ricorda il corallo, un colore vivacissimo, luminosissimo, in cui proprio racchiude l'essenza dei colli orientali del Friuli. Il naso è un'esplosione di agrume, una buccia di mandarino, questa nota un po' di pesca, il fiore di mandorlo e poi questa tonalità balsamica prima di resina e poi viene fuori la ponca, il territorio su cui cresce questo magnifico vino. L'ingresso al palato è eleganza, è la prima parola che mi viene in mente, dove acidità e sapidità data dal territorio su cui cresce si esprimono e si bilanciano perfettamente, un connubio davvero esplosivo e unico. E questa è la cosa che mi piace di questo vino, che è un Pinot Grigio veramente grandioso, in cui veramente possiamo dire che ha trovato l'essenza, la personalità, il territorio. Infatti il metodo Solera rende unica cosa? Rende il territorio, si perde frutto ma rendiamo grandi il territorio, come in questo vino. Pensando un po' agli abbinamenti, possiamo accostarlo a tantissime pietanze, lo vedrei bene ad una pizza ad esempio, perché no, una pizza gourmet, oppure a dei salmoni marinati, un salmone norvegese con questo tocco un po' affumicato nel finale, e perché non pensarlo anche a dei salumi, un gran tagliere, magari per restare in regione un prosciutto di Sauris. Cari amici telespettatori, è stato un piacere e vi lascio con un brindisi.